Sta già registrando. E basta. Che cazzo sei, Gervonta Davis? No, siediti. Se non te ne vai via, siediti qua. Vabbè, ritorno. Ragazzi, come potete notare, abbiamo cambiato location. Wow! L'avete già visto nella diretta, nell'ultima diretta che abbiamo fatto qualche giorno fa. Guardate qua cosa abbiamo costruito con queste mani. C'è solo sto pezzo qua, non c'è neanche il tetto. A breve uscirà anche il vlog dove raccontiamo tutto per filo e per segno. E stiamo documentando tutto quanto, tutto il vlog della preparazione dello studio che è ancora in corso. Una piccola zona è pronta. Solo questo quadrato qua. Se vi giriamo la videocamera è un cantiere. C'è il vuoto. Ma nulla ci ferma dal portarvi un'altra notizia. Si tratta di Gervonta Tank Davis. Infatti di pochi giorni fa la notizia che vede un Gervonta Davis impazzito che strattona la madre dei suoi figli. Infatti durante una partita di basket poco prima del Super Bowl, una partita di beneficenza, quindi era anche esatto, qualcosa di buono. Questa partita di basket che si è tenuta a Miami, appunto, ad un certo punto c'è il video di Gervonta Davis che va a prendere la sua ex ragazza. E cortesemente gli fa: puoi venire cortesemente con me? Che ti devo parlare un po', porca. La prende e la porta fuori per parlare. Tutto il pubblico, tutto impazzito. Oh, oh mio Dio, però nessuno tutti ha fatto ragazzi, tutti si sono messi a registrare anziché intervenire. Vabbè, problema, c'erano due guardie del corpo. Ecco, ecco visto il problema. Dopo questo avvenimento qua, naturalmente tutti i giornali del mondo non hanno smesso di insultare Gervonta Davis, che diciamo ha procurato dei danni alla donna. Esatto. Poco dopo l'avvenuto, Gervonta sui suoi social pubblica una storia in cui dichiara che non è stata toccata, non è stata colpita quella donna là, come si dice invece nei giornali, ma solo di averla strattonata, alzata con la forza, un po' aggressivo, ma giusto per alzarla e portarla fuori per parlare. Perché lei non voleva andare? Non vuol dire che è giusto farlo, no, ragazzi, non è stiamo dicendo che lui c'ha ragione. No. È impazzito, cioè è mezzo impazzito. Però diciamo non è così grave come viene raccontata sui giornali, ma è normale perché li devono esagerare. Ma intanto chi è questa persona che ha strattonato lui? Infatti, come abbiamo detto prima, è la madre di suo figlio, quindi la sua ex fidanzata Andretta, detta Dretta Star su Instagram. E subito dopo questo avvenimento, sicuramente a causa di tutti gli insulti che avrà preso Gervonta, è successa una cosa strana. Gervonta cancella account Twitter, cancella tutti i post di Instagram, scompare totalmente dai social. Zero post su Instagram, quindi 2 milioni tutte le foto, tutte le stories, tutto quanto. Quindi 2 milioni di follower e zero post, raga, adesso lo compriamo noi quel profilo. Ready, I'm come back. Siamo andati a informarci su qualche sito e se si sono scoperte altre informazioni al riguardo. Abbiamo trovato un articolo, non sappiamo se veritiero, prendetelo con le pinze, sicuramente. Aspetta, magari vado a prendere le pinze. Ma prendi le pinze quelle industriali, eh? Sì. Fate finta che siano pinze, non le ho trovate. Ma diventano delle forbici se fai così. Alla punta arrotondata. Esattamente. Ma è questo un altro discorso. Siamo andati a leggere su qualche sito qualche informazione in più per vedere se usciva, se sbucava qualcosa di nuovo. E qualcosa di nuovo abbiamo trovato. La prima cosa è che la batteria si sta scaricando. È che devo cambiare le batterie. Mannaggia la Quindi abbiamo scoperto, diciamo, delle informazioni dove queste notizie parlavano di, diciamo, i problemi che aveva Gervonta con la famiglia Mayweather. A quanto pare, durante quella partita di basket, quello che successe prima dell'aggressività di Gervonta Davis è che la sua ex ragazza pubblicò una foto con un ex fidanzato, non si è capito bene, di Floyd Mayweather, anche perché ne ha 100.000, non si capisce. Perché si è incazzato Gervonta? Perché ha visto la madre dei suoi figli con la madre dei figli di Mayweather. Questo è ciò che abbiamo capito, è che il succo del discorso è sicuramente sicuramente ci sono dei problemi proprio con la promotion Mayweather. La cosa strana, infatti, che abbiamo notato andando sul profilo di Gervonta è che la promotion per la quale combatte lui adesso è la GTD Promotion, la Gervonta Tank Davis Promotion, e non più sotto la Mayweather The Money Team. Non ci siamo accontentati, siamo andati da Floyd Mayweather a guardare chi seguiva e non seguiva Gervonta Davis. Oh, yeah.
stessa cosa da parte di Gervonta. Esattamente, quindi sicuramente, anzi molto probabilmente, è successo qualcosa che li ha fatti litigare. Ancora non sappiamo cosa sia successo, anche se possiamo intuirlo, problemi di soldi. Ma perché sicuramente, ma guarda, è andato lì come fa sempre, sono andati a cena e non ha pagato. Ha lasciato i buffi. Gervonta, sempre io devo pagare, porca miseria, non a c'è me, solo. Alla madre dei tuoi figli che siete in 76, cioè, perché sono 12 madri dei figli della papà, 12 madri dei figli dell'altro. Più i bodyguard di ciascuno. Quindi su questo sito esce fuori proprio questa notizia qua, che si è fatto poco prima dell'aggressione. La sua ex fidanzata si è fatta la foto con un membro della famiglia di Mayweather, appunto. Si sarebbe arrabbiato per questa cosa e sarebbe andata lì per parlarci. Ma non è finita qui, perché è arrivato in campo anche un altro personaggio. Conor McGregor, no. È arrivato Conor McGregor, una volta, ragazzi, ha fatto un tweet, no, questa volta non l'ha fatto. Io sfido Gervonta Davis. È entrato in gioco un altro personaggio, un rapper, Moneybagg, un rapper americano, che mette, diciamo, butta un po' di benzina sul fuoco. Esatto. Dice: ok, ti piacerebbe stare con una persona che ti paga 800.000 dollari al mese, che però da un momento all'altro e l'altro pure. Esatto. Da quello che abbiamo capito, che se è vera questa notizia, è che Gervonta aveva già maltrattato o malmenato con quella sua fidanzata, e non solo, perché è successa una cosa anche con l'ex fidanzata Ariel, che la maltrattava. Infatti era uscito sui giornali. Ricordiamo, dal 2017 Gervonta Davis è stato incarcerato 3 volte. Quindi questo, ragazzi, è quello che è successo. Appena riusciremo a scoprire cosa è successo anche tra Mayweather e Gervonta, faremo un altro video a parte. Se lo volete sapere, scrivetecelo qua sotto con scritto: fate la spia, chi non fa la spia non è figlio di Taod. Forse un po' troppo lunga come cosa. Un po' lunghino. Taod Stalker. E il video finisce qua, ragazzi. Ricordate di metterci un like, di sostenerci e sostenere Gervonta Davis in questo momento molto triste della sua vita. Ah, voi vi piace sta roba? Doing the IG shit. Davis getting locked up, man. Oh, we got it.